Ciao a tutti, sono Decal, sono qui con il 14° episodio di Initial D Special Stage. Sono rimasto che dovevamo battere Iketani Senpai, detto appunto lo schiantatore, perché adesso vi dirò il perché. Ah, di solito io lascio la canzone quella di quinta, però siccome fa abbastanza schifo ne metterò un'altra, però sempre una che abbiamo già ascoltato, quindi non ci spoileriamo le canzoni. Iniziamo. Vediamo. Dai, non stop the music, che comunque parte della mia compilation personale. E che tenesse poi a una Nissan Silvia S13 verde schifo. Non è un bel colore. Lo chiamo schiantatore perché. Cioè, non è che lo chiamo io, è così. Sottonome. Cioè, secondo nome schiantatore proprio all'anagrafe. Perché appunto. Capita un sacco di incidenti, cioè fa un casino di incidenti, tipo quando doveva sfidare, cioè all'inizio doveva sfidare lui Keisuke Takahashi, però fa un incidente con la macchina, si schianta tantissimo e rompe la macchina e si rompe, diciamo, non il collo, però comunque c'ha il collarino, come se gli si è rotto il collo, però non gli si è rotto, quindi non può guidare, sennò doveva fare lui la gara, avrebbe sicuramente perso, anzi si sarebbe schiantato. E quindi adesso penso di mettere il video che si schianta. E appunto così abbiamo svelato il perché si chiama schiantatore. Poi ci sono stati altri molti casi, però adesso non mi vengono sinceramente. Lo sa, ecco, mi sono trovato lo stesso video come fare le curve, quindi adesso perché ho lasciato l'accelerata, invece devo comunque accelerare. Mettiamo una quarta un attimo. Ok, adesso dovrei riuscire a. Sì. Perso un botto di velocità, ma con la guadagno in uscita, quindi va bene. Poi comunque è abbastanza importante perché è lui che indirizzerà Itsuki e diciamo anche Takumi al mondo delle corse. Lo sapevo, fatta di merda. E quindi è abbastanza importante. Poi comunque c'è una, diciamo, pseudo storia con Mako, le due tipe, cioè non con tutte e due, con una. Però comunque non è che si mettono sempre, ma comunque c'è una pseudo storia. Che tipo si dovevano incontrare, poi lui arriva tardi di 2 minuti, lei se ne va, non si parlano più, poi scoprono che lui è andato, quindi si ritirano. Poi lei va via Tokyo che doveva guidare le macchine più belle e quindi non si vedono più. Però comunque si lascia un buon rapporto, cioè neanche si lascia un buon rapporto, non sono neanche mai stati insieme e niente. Comunque l'anno scorso Kenji Senpai ci ha proprio fatto vincere lui, perché altrimenti avrei perso subito, appena iniziata la gara. Per fortuna ha perso lo schiantatore, o si schianta o finisce la benzina, o fuori una gomma, quindi non ci dobbiamo preoccupare, ho lasciato l'acceleratore. Sono troppo abituato a lasciare l'acceleratore per quello. Poi mi sono ricordato un'altra cosa, che in alcune curve mi entrava in terzo, quindi è massimo. Ecco, già guardato un po' le palle. Come vedete, anche lui è proprio un po' tutta la sua macchina. Vabbè, non ci preoccupiamo. Si schianterà tra un momento o l'altro. Sapista sta un po' tosta. Comunque è lì, 40 metri, non so niente. Come dovete vedere, sono entrato in terzo e non ho perso praticamente velocità, quindi è questa la tecnica giusta, infatti ci stiamo avvicinando tantissimo. Poi c'è questa banda tipo grigio scuro, è proprio brutta. Cioè io ho visto questa macchina altri colori, è proprio bella, ma questo colore è proprio inguardabile, non so come ti fa piacere.
cioè boh, vabbè. Panterza. Pesa malissimo. Nando ho detto. Vabbè, comunque siamo davanti, siamo da un minuto. E questo comunque è il Monte Aquina. Ci sono 5 tornanti, non puoi vedere. Per quello che è difficile. Infatti poi più avanti sfideremo Takumi con la sua macchina, se vuol dire. Non come il secondo episodio che aveva la macchina di Tsuki. Scusate il casino proprio della riviera. Ok, non ci preoccupiamo, siamo davanti tantissimo. Così finita la gara. Potevo anche non metterla la terza, però vabbè, l'ho messa. E forse pure sbagliato, vabbè. Ci sta raggiungendo. Un attimo a quarto. Vabbè, ormai è finita la gara. Sì, non devo metterla la terza. E niente, non c'è tanto altro da dire sui Vitalissimi Fight. È abbastanza importante comunque il collega di Takumi e di Tsuki dal Benzarolo. Vabbè, niente, no, siamo abbastanza niente. E quindi sì, quello che c'è da dire l'ho detto praticamente. Comunque seguirà Takumi alle prime gare, poi anche alle altre. Però comunque quando Takumi entra nel progetto D, diciamo, c'è un attimo un distaccamento, nel senso prima proprio tutte le gare si vedevano. Comunque andava poi il primo gara andava a raccontarle com'era, però comunque non è che vanno tutte le sue gare. Però comunque non è che non sono più amici. Niente. Vediamo se sblocchiamo qualcosa. Niente, vabbè. Bene, adesso lo andremo a riaffrontare. È tutto sconsolato. E questo qua è Wataru, che è il fratello della pseudotipa di Tsuki, la seconda, quella del video che vi ho fatto vedere la scorsa puntata, che c'erano quelli dietro che stanno spiando. Non lo affronteremo oggi. Non salvo. Adesso lo andiamo a riaffrontare. Quindi facciamo così, che il prossimo episodio, se c'è una canzone brutta, faccio un episodio con la canzone brutta, giusto per così, e poi l'altro basta, cioè cambia la canzone. Adesso metto un'altra, mettiamo Mental Fire. Sì, dai, va bene. Come vedete ha ben 3 stelle. E che ci senpai, guarda lì. Foto incredibile che c'è qua. Che in una serie non ha mai avuto dei vestiti simili a quelli, però vabbè. Poi intanto si bug, non so perché. E niente, o con la pioggia più complicato. In tal che nessuno ha gli ombrelli. Comunque la cosa degli ombrelli è nella PlayStation 3. Quando però c'hanno gli ombrelli. La PS2 no. Ho sopravvalutato il gioco. Ora muore che ne vengo. Ah, poi comunque ci sono altre scene divertenti di Ketano, che tipo chiedeva a Takumi, mi sembra 2 o 3 volte, se non mi ricordo, comunque prima per il video, di insegnarle a guidare. Quindi prendeva la sua macchina e Takumi guidava la sua macchina con lui a fianco. Dovevo mettere la terza, chiamola, e vabbè, niente, sono uscita. Vabbè, con lui a fianco, è solo che tipo sveniva, però talmente era bravo Takumi, cioè talmente andava veloce, lui si spaventava talmente tanto da svenire, e tipo lo fa 2 volte. E adesso penso di mettere i 2 o 3 video.
E qua infatti capiamo quanto è molto bravo Takumi rispetto ai senpai. I Keitani comunque è il meno peggio, diciamo, degli Athena Speed Stars. Perché ovviamente non conto Kenji Senpai, che lui non ha mai guidato, cioè non ha mai fatto una gara, quindi perché è troppo bravo. Devo mettere la terza. Vabbè, ho messo l'uscita, ci può stare. Mettiamo la quarta. Comunque Kenji Senpai è molto meglio di Titani, solo che non fa le gare. Ma che faccia, due schiaffi. Vabbè, mettiamo un attimo la quarta, direi. Un po' spizioso di Titani Senpai. Scusate se sono un po' più concentrato rispetto al episodio, perché questa pista è abbastanza tosta, appunto è Athena, quindi per quello. Ma comunque non c'è tantissimo da dire che fai, comunque se mi viene in mente qualche altra scena bellina la dico. Ovviamente con video. Va bene, non ho perso troppa velocità. Quarta. Bella la targa. Vabbè dai, siamo già a metà, diciamo. Ma sì, idea che è fattissime, fatte, fatte. Ma sto giro non ci supera neanche. Perché mi ho dimenticato queste cose dell'accelerazione, cioè dell'acceleratore, della marcia. Da tutto non ci ho più giocato da cos'è una settimana fa, dal periodo scorso. Terza. E niente. Perché è più vero, devo finire di più. Dai, dai. Ehi, ehi, dai. Ehi, ehi. Quarta. Ah, poi c'è un'altra scena bella. Tipo, quando, diciamo, si pseudo lascia con la pseudo tipo, va, come si dice, entra nella, nei Lonely Driver, che sono i guidatori solitari, praticamente, che hanno inventato Itsuki, e tipo, ogni volta che fanno tipo o di mappa, tipo di una versione generale, dico, i veri piloti non hanno bisogno della ragazza, e loro dicono, e dicono, noi siamo i Lonely Drivers, lo fanno, e mentre lo dicono piano, quindi, perché non è vero. E no, penso adesso di mettere il video o i video. Adesso l'ultimo checkpoint, devo mettere una 9, no, non è andata malissimo. Mettiamo la terza, così possiamo un po' più velocità, 100 metri, buona, buonissimo. Questa fa parte comunque della mia compilation personale, anche se l'ho già detto. Ma devo trovare un po' di più, vabbè. E niente, direi che praticamente è finita la gara. Beh, non ho visto la curva mai. Terza. Sì, ho 70 metri. Mica si supera. Spero. Si sveglia all'ultimo. Quarta. Speriamo. Oh. No, 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 non ci prendo più. Sono schiantato. Olì. Sì, sì, è fatta. Ehi, è fatta. Olì. C'è per un botto di velocità, ma se ne frega. Mai sì, ormai è fatta, è fattissima. Fatte.
E niente, abbiamo tutto, anche i Kitari Senpai, poi ci toccherà sfidare Wataru, che appunto è il sorello, sì, il sorello, il fratello della tipa, pseudotipa di Itsuki, la seconda, perché ne ha avuto pure un'altra che non ho parlato perché si vede su un episodio, però tipo si schiantano con la macchina e non lo vuole più vedere, spoiler. E niente, vediamo se sblocchiamo qualche pezzo. Niente, vabbè. Comunque la macchina è completa. Guarda che bellino è. Preso malissimo. Anche ci senpai. Ha detto Takumi, però non so che altro. E niente, Wataru, sfideremo nel prossimo video.